compagne e compagni, devo dirvi che io sono molto contenta che ci chiamiamo Sinistra. Mi pare un bel nome, chiaro, che ci dice tante cose a molti di noi che hanno vissuto molti anni, ma che credo che è una parola che parla anche ai più giovani. È una parola seria. E era tempo che non avevamo una parola così chiara ed esplicita per andare alle elezioni. E penso che tanto più importante aver preso questo nome quando qualcuno ha fatto anche lo schizzignoso rispetto a questa parola, che ha preferito non essere come noi avevamo sperato insieme a noi, penso ai Verdi in questo momento, che forse sarebbe stato meglio se fossimo stati insieme, non hanno voluto. E vorrei che riflettessero, perché un cambiamento, una rifondazione ecologica, come l'ha giustamente chiamata prima Piero, è una rivoluzione profonda. Significa dire che non è più possibile che tutto venga giudicato a seconda se dà più o meno profitto, ma che tutto deve essere giudicato per quello che significherà fra qualche anno, quando si pagheranno i guasti di quell'investimento, ma a pagarli sarà la collettività e non chi ha fatto l'investimento. Pensate un po' a fare questo, quanta sinistra ci vuole per ottenere che questo si possa fare. Bene, come sapete, io non parlo perché devo parlare in Grecia. Devo dirvi che sono stata molto commossa di questo invito e penso che significhi anche, come dire, un ringraziamento alla sinistra italiana, che è stata senza se e senza ma vicino a Syriza e vicino a Tsipras quando ha dovuto fare una scelta così difficile. Io non credo che avesse altre scelte. Uscire, accettare di essere messo fuori, perché era questo che voleva la Germania, significava probabilmente far affogare la Grecia nel Mediterraneo nel giro di una settimana, perché non avrebbe più avuto in mezzo il denaro neanche per comprare il gasolio per i propri battelli. Neppure avrebbe potuto andare dalla destra, da Mitsotakis, e dirgli ti restituisco il governo perché io non lo posso fare. Ha avuto il coraggio anche dell'impopolarità, badate, ma credo che abbia cercato ed è riuscito, se non altro nelle difficilissime condizioni in cui si è trovato, a ripartire gli oneri della terribile misura di austerità, chiamiamo la parola austerità, sembra una parola buona, ma della terribile misura che ha dovuto accettare, di ripartire l'onere in modo che non pesasse il meno possibile, che pesasse il meno possibile sui più poveri, qualche cosa che la destra certo non avrebbe fatto. Ebbene, credo che questa mia candidatura significa appunto il riconoscimento che la sinistra italiana ha continuato ad essere solidale e vicino alla Grecia. Per me la Grecia non è un paese straniero, per tante ragioni che risalgono ancora alla storia del Partito Comunista e dei suoi giornali. Io ho seguito le vicende greche dalla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, per Paese Sera, per Rinascita, poi per il Manifesto. I nostri legami sono profondi, sono stata in Grecia nei momenti più drammatici della sua storia, in questi 60 anni, e quindi mi sento a casa. Mi sento a casa e cercherò di fare quello che è necessario per creare un legame anche più forte fra i nostri due paesi. E allora, bene, farò la campagna elettorale anche in Italia, un pochetto naturalmente, non soltanto in Grecia, con un impegno a fare di questa parola sinistra, che è una bella parola, una cosa che significhi anche molto di più di ciò che significa oggi. E voglio dire solo una cosa. Badate, la sinistra si è legittimata storicamente perché sapeva rappresentare la classe operaia.
quella classe operaia compatta, omogenea culturalmente, per interessi e anche aggregata geograficamente, non c'è più. C'è una classe operaia, un mondo del lavoro frantumato da tante ragioni. O noi riusciamo a rappresentare di nuovo il lavoro in tutte le difficoltà che questo comporta, perché significa riaggregare un corpo frantumato, o la legittimità storica della sinistra non ha corpo. Non solo, dobbiamo fare un'operazione anche più complicata. Non solo dobbiamo rappresentare il lavoro, ma anche raccontare che il problema della disoccupazione non si risolve con la TAV, come stanno spiegando a Torino le madamine, ma che si risolve assai di più se saremo capaci di coniugare la rappresentanza del lavoro con un grande disegno di rifondazione ecologica in cui il lavoro ci può essere per tutti. Certo, anche questo è un cambiamento quasi rivoluzionario, detto oggi così, ma io spero che se ci chiamiamo sinistra saremo capaci di fare la rivoluzione, e se no che ci chiamiamo rivoluzione?